Ciao e ben ritrovato o ritrovata sulle frequenze del canale de Il Punto Ludico. Oggi, dopo qualche video di unboxing in mezzo, riprendo in mano la rubrica del Talk & Write, cercando di dirimere questa questione tra è meglio Flame Rouge o It. Quindi, dopo aver scoperchiato il vaso di Pandora, vediamo un po' di fare il punto su questi due giochi. Flame Rouge di Asger Hardin Granerud, mentre It Pedal to the Metal di Asger Hardin Granerud e Daniel Skjold Pedersen. Non so se ho pronunciato bene i loro nomi. Comunque si tratta di due giochi di simulazione di corsa, simulazione diciamo fino a un certo punto, però ecco, sono due giochi di corsa, uno di ciclismo, l'altro di Formula 1 Vintage, dove i giocatori, attraverso un sistema simile di gestione delle carte, dovranno cercare di muovere la loro pedina, i ciclisti da un lato e la macchina dall'altro lato, per tagliare per primi il traguardo. In Flame Rouge abbiamo un sistema interessante in cui avremo due pedine da controllare, ossia il Rouleur e lo Sprinter, ognuna con il proprio mazzo e con una certa configurazione di carte che ne caratterizzano il movimento, dove dovremo pescare quattro carte, sceglierne una e le altre verranno poi ciclate a faccia in su al di sotto del mazzo. Cosa interessante, a differenza di It, potremo sempre controllare le carte che avremo giocato, cosa che non è possibile fare in It Pedal to the Metal. Dovremo quindi lavorare in sinergia con Sprinter e Rouleur per cercare di tirare l'uno con l'altro. Potremo anche in questo caso però beneficiare dell'effetto scia, quindi se abbiamo un spazio tra noi e un ciclista che è più avanti, potremo ottenere appunto la possibilità di raggiungerlo grazie alla scia, che viene appunto ripresa poi anche e sviluppata in It Pedal to the Metal. Gioco ecco che quando era uscito nella scatola base comprendeva la possibilità di giocarlo fino a 4 giocatori. Poi è uscita l'espansione Peloton, che ha introdotto la possibilità di inserire altri due giocatori, i bot che potremo utilizzare durante le partite e alcune varianti come per esempio il rifornimento e la partenza sprint. Poi è uscita anche un'espansione Meteo, che era sostanzialmente qualche fustella, dove vengono inseriti gli scenari all'interno della pista e che danno dei bonus o dei malus a seconda del fatto che il giocatore si trova diciamo in quella determinata porzione del terreno. C'era nell'espansione Peloton anche il pavé, se non mi ricordo male si chiama così, che restringe il circuito, quindi creando dei bei effetti imbuto diciamo, che danno un po' di fastidio per cercare di superare gli altri ciclisti. Quindi un sistema di carte che vanno ad esaurirsi mano a mano, noi avremo tutte le mosse in mano e mano a mano andremo a scegliere quelle più congeniali anche sulla base della pista che stiamo percorrendo, perché non sarà tutto un rettilineo ma ci saranno delle salite, quindi avremo delle limitazioni per quanto riguarda il movimento, avremo delle discese che ci consentiranno di liberarci di quelle fastidiose carte fatica che si prendono quando un giocatore non ha nessuno davanti, quindi è quello che sta tirando il gruppo e quindi prende queste carte che verranno ciclate nel mazzo e una volta che ci verranno in mano rappresenteranno un movimento negativo, diciamo un po' più rallentato. Per quanto riguarda invece It Pedal to the Metal, il principio è sempre lo stesso, è sempre una corsa, una gara, però viene sviluppato secondo me in modo diverso, perché in It il mazzo viene continuamente ciclato ma non abbiamo, come dire, un mazzo che va ad esaurimento come in Flame Rouge, ma tutte le volte questo poi verrà ricreato a dare, come dire, una sorta di ciclo dello stesso, e all'interno potremo trovare anche le stesse carte It, che dilassano la fatica, che ci daranno fastidio e ostacoleranno il nostro movimento. In It Pedal to the Metal poi ci sono le carte Stress, che rappresentano dei movimenti incerti. C'è tutta una serie di carte upgrade che potremo inserire che consentiranno appunto di dare una caratterizzazione
alla nostra macchina, al nostro pilota, e la possibilità appunto di, anche in questo titolo, quando siamo dietro o a fianco di una macchina, di prendere l'effetto scia e quindi andare in avanti. Ci sarà poi la possibilità di liberarsi, come in Flame Rouge, delle carte Heat attraverso il raffreddamento, mentre in Flame Rouge spesso venivano giocate quando ci si trova in discesa per liberarsi da questa carta che è veramente fastidiosa, e comunque muoversi in avanti di più di quello che rappresenta la carta. Quindi ci sono tante analogie, una meccanica simile ma per certi aspetti anche abbastanza diversa, che viene implementata su due giochi differenti. Non sono un amante né del ciclismo né della Formula 1, anzi spesso quando li ho visti in televisione mi sono addormentato, però devo dire che la trasposizione in gioco da tavolo mi piace moltissimo in entrambi, perché li trovo veramente sfidanti, adrenalinici, con capovolgimenti di fronte, insomma rendono bene quello che vogliono, come dire, portare appunto sul tavolo. Quindi se dovessi dire quale mi piace di più, allora direi che per certi aspetti mi piace più Flame Rouge, perché il fatto appunto che dovremmo gestire al meglio la nostra mano, perché dovremo sapientemente giocare le carte che andranno mano a mano ad esaurirsi. Questo è un aspetto che mi piace di più di Flame Rouge, mentre di Heat Pedal to the Metal mi piace molto la parte della personalizzazione, il fatto che già nella scatola base ci sono tante carte che potremo sfruttare per personalizzare la macchina e quindi dare appunto quella briciolo di asimmetria che invece secondo me manca in Flame Rouge. Quindi se dovessi tirare un po' le somme, ti direi che ho una leggera preferenza per Heat Pedal to the Metal, perché secondo me commercialmente è stato confezionato meglio. Già nella scatola base appunto c'è il meteo, c'è la possibilità di dare asimmetria al gioco, quindi c'è già un po' più di longevità, cosa che non troviamo in Flame Rouge. Sto aspettando ancora l'ultima espansione, le Grand Tour, che viene continuamente rimandata, non si sa quando verrà introdotta. Quindi nella scatola base di Flame Rouge, ecco, tutta questa variabilità non c'era, c'era soltanto nella possibilità di crearsi i circuiti, che veramente erano tanti. Però per quanto riguarda entrambi ci sono tanti circuiti fan-made sulla pagina Board Game Geek. C'era anche per Flame Rouge la possibilità del Grand Tour, un'app sviluppata per diciamo aiutare i giocatori per tenere le tempistiche di gioco. Insomma, c'è tanto sviluppo anche fan-made, una fanbase veramente di supporto per questi due giochi. Però ecco, se mi dovessi esprimere, che mi dicessero quale ti piace di più, io ho una preferenza in più per Heat Pedal to the Metal. Quindi questo è quello che penso del confronto fra questi due titoli. Se anche a te ti va di scrivere qua sotto, a te non si dice, se ti va di scrivere qua sotto nei commenti quale preferisci, quello che ti piace di più, insomma qual è la tua preferenza, quali sono i pro di uno, i contro dell'altro, insomma fammi sapere qua sotto nel dibattito ludico nella parte right e come al solito ci confronteremo. Ti ricordo, se ti va, di cercare i profili Facebook e Instagram del Punto Ludico. Se ti piacciono i contenuti che sto portando sul canale, considera l'opportunità di iscriverti allo stesso, lasciami un like se il video ti è piaciuto e attiva la campanella per non perdere nessuno dei contenuti che pubblicherò sul canale. Ti ringrazio per la visione e come sempre, curati di lore, guarda e gioca! Ciao!